Dopo 5 anni di attività, migliaia di classi in visita, studenti e insegnanti che hanno scelto di fare esperienze, attività, laboratori ed esperimenti, perché il Laboratorio della Curiosità, nato quale progetto della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, chiude una stagione che ha visto il centro impegnato su 27 percorsi ideati per offrire alle scuole una sempre maggiore scelta tra le proposte. Un luogo speciale, un'esperienza secondo noi divertente ma anche al tempo stesso molto istruttiva, che l'introduca e anche possa suggerire degli spunti scientifici da riprendere poi in classe. Un metodo che è quello laboratoriale, cioè di usare le mani in pasta, la guida dei nostri ragazzi tutor che li accompagnano nell'attività e nell'esperienza, e sostanzialmente questo è quello che noi chiediamo nel momento in cui vengono. È stato un anno pieno, quest'anno appunto 27 laboratori invece di 6, le scuole più o meno ogni anno che vengono a trovarci sono 700 ogni anno le classi, e per un totale più o meno di 15.000 bambini. Un'offerta ricca e mirata sulle differenti fasce di età, che prosegue anche per 7 settimane estive a partire da lunedì 13 giugno. Il Laboratorio delle Curiosità è a disposizione dell'Associazione Oratori, che intendono organizzare il centro estivo con delle mattinate a perché. Anche quest'estate torna nelle piazze e nei cortili dei centri estivi che ne fanno richiesta l'autobus della Scienza Perché, uno strumento buffo e inedito per portare anche nelle piazze le tante domande per la scienza. Domanda il viaggio è il nome del bus della Scienza di Perché, un autobus vero e proprio, che però ha delle particolarità: non trasporta persone, non si usa come mezzo di trasporto, ma si sposta, questo sì, da un cortile all'altro, da una piazza all'altra, e sopra sono presenti una serie di esperienze e di attività tutte legate al movimento.